pensiamo che sia importante raccontare e ricordare tutto quello che viene fatto nelle aule parlamentari e non solo. Non siamo in una fase di campagna elettorale, ma è importante che un partito, soprattutto come Fratelli d'Italia, renda conto a quello che viene fatto, ai provvedimenti, soprattutto dopo un anno di legislatura. È stato un primo anno particolarmente impegnativo, ma che su tematiche come queste, come quelle che sono state affrontate durante questo appuntamento di oggi a Viterbo, sono state tematiche fondamentali e noi riteniamo qualificanti per l'azione di governo. Tutti i provvedimenti votati sulle questioni del lavoro e quindi la possibilità di poter dare nuove prospettive, di uscire da una logica assistenzialista per arrivare a delle nuove opportunità, per noi sono qualificanti e pietra miliare, diciamo, del programma stesso del governo Meloni. Abbiamo ricordato alcuni numeri, abbiamo ricordato qual è la cassetta degli attrezzi con tutti gli strumenti a disposizione per giovani, coppie, donne, NEET, tante possibilità, diciamo, che ci sono per poter entrare all'interno del mondo del lavoro. I numeri per adesso danno ragione a questo sforzo. Nell'arco dell'ultimo anno, da luglio 2022 a luglio 2023, ci sono oltre 360.000 occupati in più in Italia, con il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 14 anni. Sono risultati importanti, ma che non ci soddisfano, e quindi per questo bisogna continuare a portare avanti il lavoro, e questo riguarda anche la nostra provincia, dove ci sono alcune vertenze aperte, tra le quali per esempio quella dei lavoratori del lavoro usurante, per esempio del comparto di Civita Castellana, che è una questione aperta da troppi anni che speriamo di poter affrontare nel più breve tempo possibile.